e il tema tattico del primo set, soprattutto nel cambio palla, è stato primo tempo e palla poi dove c'era il palleggiatore, per cui per Cuneo palla dove c'era Muro Topoli e per Treviso palla dove c'era Muro Ferdinando. Si riprende Sisley in vantaggio di 3 punti, 7-4, ha battuto al salto di Bernardi, riceve Galli con Giorgio e Lucchetta, non organizzano bene lo schema di primo tempo, 8-4, rivediamo immagini garantite dalla squadra esterna 3 di Milano e telecamere guidate dalla nostra Anna Franca De Paulis. Ancora Bernardi, un ace da parte di Lorenzo Bernardi, esplode il palaverde per il 9-4, si è svegliata la Sisley che in verità aveva giocato molto male nel corso del primo set. Un cambio nelle file dell'Alpi Tour, entra Casoli col numero 8 di maglia, giovane che proviene dal vivaio di Milano, che già ha avuto diverse occasioni per mettersi in mostra. Va a riposarsi Samuele Papi. Bernardi, primo piano anche per il suo tatuaggio. Galli, Gardini, più veloce di tutti, 10-4. Adesso i problemi in ricezione di all'Alpi Tour, che non riesce a tenere la battuta di Bernardi. Time out chiamato da Silvano Prandi. E adesso che cosa deve dire Silvano Prandi ai suoi? Ma il primo problema è la ricezione, ovviamente, perché in questo caso stanno mandando la palla direttamente dall'altra parte. Penso che dovrebbero accontentarsi di fare una ricezione più alta nel campo e avere più fiducia nei loro attaccanti, che tra l'altro sono buoni, magari aiutandoli con la copertura. È un tema tattico generale, no? Quello di forzare la battuta. E poi credo che queste due squadre si conoscano molto bene, ma credo che la differenza poi all'interno di due squadre che si conoscono molto bene ne fanno l'individualità. Pasquale ha giocato molto bene il primo set. Ci sono giocatori che possono fare la differenza in questa partita e credo che tutti si aspettano che loro facciano la differenza. Bernardi, 10-4 Treviso, fuori il servizio di Bernardi che comunque è servito alla Sisley per allontanarsi in questo secondo set. Non si fermano mai i supporter oro granata della Sisley. 4-10 Gerbic, molti errori anche per lui nei contrattacchi. Toffoli per Gardini, gioca molto bene la Sisley, la combinazione di veloce, c'è il cambio palla grazie all'attacco del capitano della nazionale, 3 punti e 5 cambi palla. Gardini, Gerbic, palleggio di De Giorgi, Muro non passa, pallone non torna nel campo dell'Alpi Tour, anche se l'effetto ottico ha fatto quasi sembrare tutto un Muro vincente. Siamo sempre 4-10, Lucchetta, posizione di Bernardi buona per Topoli che si sposta, serve Andrea Zorzi, ci sono le mani di Claudio Galli per il quinto punto, 5-10, ancora la battuta di Lucchetta, Bernardi, Topoli e poi Sverver. Bel pallonetto spinto. Toffoli. Giornata di grandi duelli sotto rete. Toffoli e De Giorgi, la coppia di palleggiatori con cui l'Italia ha vinto due mondiali, 90-94, due grandi opposti, Zorzi da una parte e Rafael Pasquale dall'altra. Parleremo poi con Angiolino Frigoni anche dei duelli uomo contro uomo. Gardini e Shatkin contro Lucchetta e Galli e infine Bernardi e Sverver, due schiacciatori contro Papi e Gerbic, anche se in questo momento in campo c'è il giovane Casoli. Contrattacco appunto di Pasquale, stringe molto bene Pasquale, 6-10 De Giorgi, 35 anni Ferdinando De Giorgi. Lucchetta, ancora De Giorgi, gioca palla alta su Pasquale, questa volta il pallone tocca l'asticella che delimita il campo in linea d'aria. Ronny Sverver, due errori in battuta come vedete, però anche uno score di 2-6 per lui. Sverver, riceve bene Casoli, De Giorgi,
gioca intesa per Pasquale, gran muro di Zorzi, 11-6 è ripartita la Sisley, si era fermata un attimo, ancora Ronny Sverver, Casoli, De Giorgi gioca ancora intesa su Pasquale, pallonetto di Pasquale, difesa di Shatkin, Toffoli, contrattacco appunto di Bernardi, tira un diagonale strettissimo, 12-6, caricata, concentrata, determinata la Sisley Treviso, cosa che invece non avevamo visto nel corso del primo set. Torna in panchina Casoli, rientra in campo Samuele Papi, Ron Sverver, eccolo Papi che aveva iniziato molto bene il match, poi si è perso qualche problema in ricezione. Sverver, eccolo Papi subito impegnato nuovamente in ricezione, Galli Murato, poi Papi, De Giorgi, gioca palla alta su Pasquale, Pasquale non sbaglia, ottiene il cambio palla, 6-12. Papi, sbagliata la battuta, ancora con Angiolino Frigoni per capire che cosa ha cambiato la Sisley nel secondo set. Ma cosa ha cambiato? Credo che prima di tutto ha preso un po' più di convinzione in difesa, ha preso qualche palla di più, l'ha aiutata molto Cuneo perché ha commesso qualche errore. Io credo che si sia anche un po' tranquillizzata perché nel primo set non riusciva assolutamente a prendere Pasquale. Pasquale è un giocatore che bisogna prendere quando le cose non le va molto bene, bisogna avere la pazienza ad aspettare che la palla non sia perfetta e non pretendere a tutti i costi di murarlo, ma di cercare di prenderlo qualche volta in difesa, variargli il tempo del muro, mettersi nelle direzioni di attacco che il muro lascia libere. Nel primo set non l'hanno mai preso in difesa, in questo set qualche volta l'hanno preso di più, qualche volta ha sbagliato lui. Credo che abbia avuto un pochettino più di pazienza. Cuneo la sta molto aiutando con questi mezzi punti, sia adesso che in precedenza ha regalato qualcosa in ricezione e la partita si è riaperta. 13° punto, gran battuta al salto di Zorzi e Bernardi praticamente gioca a tennis. 13-6 quando è entrato in campo anche col numero 10 Paolo Bartek. Ora Zorzi, la sua battuta al salto, tiene sotto pressione l'Alpitour. Eccolo l'attacco di Pasquale, velocissimo il movimento, l'esecuzione, lo schiacciatore spagnolo, 26enne, nato a Madrid, terzo anno in Italia. Fuori, sbaglia Pasquale, pallone decisamente oltre la linea dei 9 metri. Turno di Bernardi, le sue battute hanno significato molto per la Sisley nel corso della fase centrale, secondo set. Vediamo adesso fuori il suo servizio Bartek, De Giorgi, palla alta per Gerbic, difesa di Shatkin, poi Toffoli, contrattacco di Zorzi, difende Pasquale, poi De Giorgi gioca ancora sul martello spagnolo, gran muro di Gardini, 14-6, strada chiusa per Raffaella Pasquale, il muro di Gardini che esulta, c'è la prima palla set a favore della Sisley, la serve Lorenzo Bernardi. Bartek, De Giorgi, gioca intesa su Gerbic, tocco del muro, 8 punti di vantaggio per Treviso. E in battuta va il serbo Gerbic, 4 punti, 9 azioni di cambio palla per lui, mette nell'angolo più lontano. È un ace per Gerbic, 7-14, si è tuffato l'ucraino Shatkin ma non è riuscito in ricezione con 3 uomini, Bernardi, Shatkin e Sverver, con Gardini che si occupa solamente dei servizi più corti. Ancora Gerbic, ancora un ace, da parte Gerbic, 8-14, adesso il time out lo chiama Giampaolo Montali. E Cuneo che cerca quantomeno di fare stancare il più possibile Treviso. Ma adesso Cuneo sta tirando molto la battuta, ma non credo che sia un momento in cui debba portare di più il servizio, non è una scelta quella. Il servizio in salto Cuneo lo esegue sempre, quasi sempre molto forte, ha giocatori che lo variano, nel senso che alcune volte lo tirano in salto forte, altre volte con la palla più corta. Quasi sempre stanno giocando il
la battuta sui centrali, che sono quelli meno abituati a riceverla. Adesso Verdi sta optando per tirare sempre forte il servizio e gli sta riuscendo bene. Comunque questo non vuol dire che giustifichi l'errore in ricezione di Sacchi, cioè Sacchi la palla la potrebbe almeno tenere alta in mezzo al campo. E vediamo dopo il time out che cosa succede. 8 per chi batte, 14 per chi riceve. Ancora Gerbic, che stavolta chiede un po' troppo al suo servizio, pallone finisce fuori, seconda palla set. Andrea Gardini, vedete già 30 battute sbagliate, fuori 31 con questo errore del capitano della nazionale. 8 a 14, rientra in campo Claudio Galli, in prima linea torna panchina Paolo Bart, che comunque ha dato manforte in ricezione. Lucchetta improvvisa una mezza battuta al salto lunga, il pallone finisce fuori di poco oltre la linea di fondo. Terza palla set nelle mani di Paolo Toffoli. Battuta di Toffoli, riceve Lucchetta, De Giorgi, attacco di Galli, ritarda quel tanto che basta per mandare un po' fuori tempo Shatkin. Rivediamo attacco dell'uomo ragno, questo è il soprannome di Claudio Galli. De Giorgi a spostare Sverver, Shatkin si riscatta subito dopo un paio di errori di ricezione. Adesso anticipa molto bene lui il colpo di primo tempo. Ancora una palla set per Treviso, Sisley in battuta con Ron Sverver. Lucchetta si deve spostare sui 3 metri, De Giorgi gioca ancora su Galli, poi Toffoli, palla staccata per Bernardi che gioca comunque diagonale abbastanza teso, contrattacca Pasquale di Potenza, Toffoli per Bernardi, diagonale buono, siamo un set per parte, rimette la situazione in parità, 15-8 in favore della Cesare di Treviso, secondo set, un set pari il primo, vi ricordo l'ha vinto l'Alpi Tour Drago Cuneo 15-4 in 38 minuti di gioco. E adesso andiamo a dare un'occhiata anche ai parziali. La Sisley ha un bel 4 più 6 di Gardini, poi 2 più 6 per Sverver, 4 più 9 per Lorenzo Bernardi, 1 più 4 Shatkin, 3 più 11 Zorzi. Un cambio palla per Gallotta, dall'altra parte nelle file dell'Alpi Tour spicca il 7 più 14 di Rafael Pasquale, poi 2 punti e 6 cambi palla per Papi, 2 punti più 8 per Galli, 1 più 4 per Andrea Lucchetta, con Angiolino Frigoni per capire al di là di questi dati che cosa stanno sbagliando le due squadre, che cosa invece ha fatto molto bene Treviso nel secondo set. Ma nel Treviso nel cambio palla ha usato più primi tempi, Paolo ha cercato di sfruttare meglio i suoi centrali anche con palla non sempre perfetta, questo ha messo un pochettino in difficoltà i centrali dall'altra parte, nel senso che hanno dovuto ragionare un pochettino di più, non si sono mossi prima, e nella fase punto Treviso ha difeso di più, oltre che aver difeso di più la palla addosso è riuscita a contrattaccare meglio, alcune volte non sempre alla prima opportunità ha messo la palla per terra, però cosa che non aveva mai fatto nel primo set, non aveva quasi avuto occasione al punto, e quelle poche occasioni appunto che aveva avuto le aveva poi sprecate in attacco. In questo set si è creato più occasioni, si è creato molte più occasioni e ne ha sfruttato di più. Cuneo ha avuto qualche problema di più in ricezione, i giocatori da palla alta non hanno reso tanto quanto nel primo set, perché anche nel primo set Cuneo aveva avuto qualche problema, però non sbagliando i suoi attaccanti avevano risolto comunque con la palla alta. Non è semplice, perché una volta che si va a cercare la palla alta lui cambia il colpo e passa in diagonale o in parallela, ma angolato diventa più difficile. Tutto è pronto per l'inizio del terzo set, 15-4 Cuneo, 15-8 Treviso. Cuneo che gioca alla sinistra dei vostri teleschermi, confermati su 7 titolari, De Giorgi alzatore, Pasquale opposto, Galli e Lucchetta centrale, Papi e Gerbic schiacciatore, questo per quanto riguarda la squadra allenata da Silvano Prandi, che torna a una finale scudetto 12 anni dopo. È arrivato l'ultima volta nel 1984 col Custorino, quell'anno si chiamava Robe di K.
muro vincente della Sisley di Treviso, in campo sempre con Sverver e Bernardi schiacciatori, Toffoli in regia, Zorzi schiacciatore opposto, Shatkin e Gardini impegnati come centrale. Questo è il sestetto mandato in campo da Giampaolo Montali, tutto a posto se arrivasse anche un pallone nelle mani di Ronny Sverver. Anche il signor Donato ha un segno abbastanza esplicito, forse sarebbe opportuno dare il pallone, sarebbe anche opportuno forse velocizzare un pochino queste operazioni. 1-0 per la Sisley, muro vincente da parte di Bernardi, 5-9 il suo score. Questo invece è Ron Sverver, schiacciatore olandese, continua con la sua battuta al salto, tocca la rete, tocco impercettibile De Giorgi, uno scudetto vinto per lui come riserva di Fabio Ullo nella Panini di Modena. Sverver, poi Toffoli per Bernardi, passa sopra Bernardi, gioca con grande scioltezza il suo colpo d'attacco, vedete lateralmente più che sopra in realtà. Shatkin sbaglia la battuta, Shatkin, andiamo a vedere anche cosa succede nel computo dei servizi. 16 gli errori della Sisley, 18 quelli dell'Alpitour. Riceve bene Sverver, Toffoli gioca ancora su Bernardi, capisce Toffoli che Lorenzo è l'uomo in forma, quindi lo serve molto, con palla alta. Zorzi, sul salto Zorzi, riceve Lucchetta, fuori, attacco di Gerbisch, 2-0 per Treviso, per la Sisley. Alpitour che ha qualche problema, non riesce a tenere il pallone in campo, sbaglia Zorzi, dà una mano all'Alpitour. Zorzi invece nel secondo set col suo servizio va sempre tenuto sotto pressione l'Alpitour, non solo lui ma anche Bernardi e Sverver. Galli, Toffoli per Gardini, De Giorgi riesce a difendere il pallone ma poi non c'è seguito, il tocco in difesa, è sempre 2 punti di vantaggio a Treviso. Bernardi, sbaglia ancora Bernardi, sta forzando molto Treviso al servizio, Angiolino. Sì, stanno cercando, ma più che altro sta sbagliando molto, perché sbagliano anche quelli che il servizio non lo stanno portando molto, cioè pur non giustificando comunque un errore nel servizio è più giustificabile uno che lo rischia al massimo, ma ci sono anche quelli che stanno battendo in salto e se non proprio piazzando la palla un pochettino di più e sbagliano lo stesso. Ronny Sverver conclude molto bene il suo colpo d'attacco, cambio palla, sempre 2-0. Papi, De Giorgi, pallonetto intuito e recuperato da Zorzi, poi Toffoli, arriva Sverver, pallone fuori, si arrabbia Ronny Sverver, si guadagna forse anche una munizione, il pallone era nettamente fuori, Sverver non ce l'aveva con l'arbitro in realtà questa volta, questo va a spiegare Gardini, ce l'aveva con se stesso per aver sbagliato un pallone abbastanza facile. Si riprende con Gerbic, suo fratello Nicola, gioca nella squadra TNT Traco Catania che ha dominato la Serie 2 e ha già guadagnato da qualche settimana la promozione in A1, insieme hanno vinto la medaglia di bronzo negli ultimi campionati europei. Battuta di Gerbic fuori, molti errori da una parte e dall'altra. Toffoli, vediamo che tipo di servizio effettuerà. Anche Toffoli si presenta in battuta al salto senza forzare troppo, riceve Galli, De Giorgi, chiamato Pasqual, un po' staccato il muro di Sverver rispetto a quello di Shatkin, è a buon gioco quindi Pasqual, vedete, sempre 0 per chi batte, 2 per chi riceve. Lucchetta, Toffoli, Zorzi, gran difesa di Pasqual, poi Galli, filo rete, Papi arriva in ritardo ma riesce a prendere il tempo giusto, il pallone finisce fuori, colpo di esperienza da parte del giovane Samuele Papi.
Lucchetta batte corto. Papi, Pasquale, ancora palla alta per Papi, pallonetto, Toffoli, poi Shatkin, arriva Zorzi che forza ma non riesce a chiudere, Pasquale in palleggio, poi Galli, buona difesa di Bernardi, Zorzi, Sverver fuori, la risposta del muro di Papi e Galli. Entrambe le formazioni non hanno avuto il coraggio di attaccare con decisione fino a che non è arrivato Sverver. 2-1 Treviso, un set pari. Ron Sverver, Lucchetta per De Giorgi, Papi, buona difesa di Sverver, poi Toffoli, contrattacco appunto per Bernardi, buono il suo diagonale. 3-1, 6-11 per Bernardi. Qui andiamo a rivedere il colpo d'attacco, fa rientrare il pallone, lo stringe molto bene in diagonale Sverver. Gerbic, decisa la sua ricezione, buona schiacciata di Samuele Papi, ma ricordiamo seconda finale dello scudetto, anche se è la prima che viene giocata, perché chi arriva dal tabellone del vincente, cioè l'Alpi Tor di Cuneo, parte con una partita di vantaggio. Quindi al massimo quest'anno le partite saranno 4. Lucchetta, improvviso alzatore per Pasquale, Murato, Gerbic pronto in difesa, De Giorgi, palla alta per Papi, diagonale di Papi fuori, non c'è stato nessun tocco, mantiene 2 punti di vantaggio la Sisley, 3-1. Shatkin, primo anno per lui a Treviso, giocava, giocato a Modena e poi prima di arrivare a Treviso giocato con Schio fuori. 4-1, sbagliando un po' troppo in attacco l'Alpi Tor. Shatkin batte teso, poi in affanno la ricezione, Papi gioca un colpo d'incontro, il pallone forse sarebbe uscito, forse no, chissà. Samuele Papi, viene dalla scuola di Falconara, batte al salto, si sposta Toffoli sui 5 metri, Bernardi il suo pallonetto, intuisce Gerbic e recupera, poi tenta un disperato salvataggio Andrea Zorzi. 2-4 ancora con Angiolino Frigoni, si vedono cose belle però si vedono anche tanti errori in attacco. Sì, soprattutto errori, io credo che per esempio Alpi Tor sta tirando molti palloni fuori, che vuol dire che vabbè, l'abilità è quella di non chiudere il colpo, per cui di non farsi murare, però penso anche che gli attaccanti dovrebbero variarli un pochettino di più e non usare solo quel colpo, cioè il colpo alto sulle mani del muro, e siccome il muro di Treviso non è tra i più inesperti di questo mondo, qualche volta non salta al massimo e usa il salto in altezza del muro per qualche volta non far vedere le mani, e questo procura difficoltà agli attaccanti e qualche volta sbagliano tirando la palla fuori. Errore, come proprio vi stava dicendo Frigoni un secondo fa, sbaglia Lorenzo Bernardi, Gardini va a chiedere forse un tocco, rivediamo, la nostra regia ci rimanda subito l'immagine, ma ci sembra che il pallone sia andato fuori da solo, che il muro non lo abbia intercettato. Galli, Sverver per Toffoli, buona la combinazione di veloce Toffoli-Gardini, rivediamo, 2 punti di vantaggio per Treviso in questa fase iniziale del terzo set. Bernardi, centra molto al salto Bernardi, Papi, De Giorgi, gioca intesa su Gerbic, è naturalmente banale ma vero, quando la ricezione funziona Cuneo può far vedere un bel gioco d'attacco. Sì, ovviamente quando la ricezione è buona è più facile per gli attaccanti, ma non è matematico che si faccia il cambio palla, per cui è un po' riduttivo dire che la ricezione è il frutto del cambio palla facile, è più facile ma non è per questo che con ricevendo bene sia automatico il cambio palla. Papi, poi De Giorgi, la finta di Lucchetta, arriva Pasquale, errore di Pasquale, 5-2, sta un po' uscendo dal match
calciatore spagnolo che aveva iniziato benissimo e che adesso si è innervosito. Sempre un 7 più 16, imponente, però ha sbagliato anche lui qualche pallone troppo. Shatkin, arriva Zorzi, gran muro di Lucchetta che cerca sempre di ricucire con i muri e anche con le parole, andando ad incoraggiare tutti i compagni in momenti negativi. E anche De Giorgi adesso parla con Pasquale, come detto, era un po' uscito dalla partita quando si perde la concentrazione in una finale scudetto per i due stranieri di Cuneo, la prima volta in una finale scudetto, così come per Shatkin, mentre gli altri giocatori hanno tutti una discreta esperienza, tutti come Lucchetta che ha la nona finale scudetto con quattro tricolori vinti con la Panini Modena. Gerbic, 3 a 5, un ace da parte di Gerbic, 4 a 5, solamente toccato il pallone da Gardini in ricezione, si riavvicina all'Alpitour. Sicuramente sono i più esperti da Giorgio e Lucchetta a cercare di infondere coraggio. Adesso è stato Gerbic con la sua battuta, 8 più 10 per Gerbic, però la sua percentuale di attacco non è altissima. Gerbic, eccezione di Gardini, tacca Sverver, pallone fuori, riprende coraggio l'Alpitour, ricomincia invece a sbagliare la Sisley. Parità, 5 a 5. Gerbic chiama il secondo arbitro, gli fa vedere un problema. Cos'ha Gerbic? Non ho idea, mi sembra che abbia un problema con una scarpa. Sì, forse sì. Ha indicato all'arbitro la scarpa, credo, e ovviamente l'arbitro non gli ha dato il permesso di cambiarla durante il gioco. Aspetterà il prossimo time out. Sì. Eccolo Gerbic, però non sembra avere troppi problemi. Schiato fallo a Claudio Gallo. Si riprende sul 5-5. Si viaggia sui binari dell'equilibrio. Paolo Toffoli. Tesa è corta, la sua battuta diventa un ace. Torna in vantaggio la Sisley. Non erano ben posizionati sulla battuta corta i giocatori di Cuneo. Primo punto per Paolo Toffoli, palleggiatore della nazionale. De Giorgi, l'attacco da parte di Pasquale, va a congratularsi con Fefe De Giorgi. Vedete, 7 più 17 sono parziali pesanti, quelli del martello spagnolo. Piano piano cerca di ritrovare la concentrazione. Lucchetta si mette molto lontano dalla linea di fondo a cercare la ricezione di Ron Sverver. Eccolo Sverver, contrastato a muro, poi De Giorgi, pallone difficile da gestire ma premiata ditta De Giorgi. Galli, su questi palloni Galli è una garanzia, Sì, è stato molto bravo sull'attacco di primo tempo di Sverver, di secondo tempo a toccare la palla, e poi è stato molto bravo anche a attaccare sul primo tempo questo muro anche da... E poi conclude in bellezza l'uomo ragno, toccato praticamente in due azioni 6 o 7 palloni. È un po' merito suo anche, no, di questa importante lettura a muro, il fatto che l'Alpitour è rientrata in partita, anzi addirittura in vantaggio 7 a 6. Sì, credo lui ha fatto molto, insomma, in queste due azioni si è procurato due punti, sono più importanti. Poi per i centrali non è sempre facile fare, soprattutto in attacco, perché nel contrattacco la palla va molto poco ai centrali, sono più importanti gli schiacciatori di 4 e di 2. Lui in questi due casi se le ha procurate tutte e due, nel senso che prima ha toccato la palla per permettere una buona difesa e poi ha chiuso la palla in attacco. A questo punto, scusa, a questo livello sono sempre i centrali in campo che decidono che tipo di muro effettuare, anche quello da far effettuare ai due compagni di prima linea? Sì, di solito sono i centrali quelli che decidono la tattica del muro, sia che tipo di muro usare, come per dire se saltare o no sul primo tempo o aspettare a spostarsi dove va la palla. Il muro di valutazione, diciamo così, è il muro con una scelta invece anticipata, o anche dove mandare i giocatori a muro. Per esempio Ferdinando sta
sta andando quasi sempre a murare Zorzi dalla seconda linea o dalla prima linea, comunque sta sempre a muro su Zorzi. Comunque questa è una tattica che ovviamente è usata, cioè è concordata prima con l'allenatore, ma che durante il gioco si prende la responsabilità in centrale di adottare. E infatti, come stava spiegando Frigoni, De Giorgi va muro su Zorzi, era riuscito a contrastarlo a muro, poi invece ha risposto molto bene Treviso, che adesso deve recuperare un punto. 6-7 Ron Sverver sbaglia la battuta, Sverver non approfitta dell'ottimo lavoro in prima linea di Shatkin nel punto precedente. De Giorgi a cercare ancora la ricezione del martello olandese, Bernardi non forza e De Giorgi può difendere abbastanza agevolmente. Poi sbaglia però Pasquale, cerca di chiudere un po' troppo la sua schiacciata, ha cercato colpo di polso forse un po' eccessivo. Siamo sempre sul 6-7 questo terzo set. Shatkin, Papi, poi De Giorgi, palla alta per Pasquale che sbaglia, 7 pari. Nuova parità, le squadre sono ancora abbastanza contratte nonostante siamo in campo praticamente da un'ora e mezza. Si approfitta molto degli errori degli avversari. Sverver, Toffoli che serve Zorzi, murato Zorzi, Shatkin in palleggio, poi Toffoli, De Giorgi, qualcuno invaso, si tratta di Samuele Papi, è finito nel campo della Sisley. In battuta Shatkin, vedete, intanto Papi non era riuscito a fermarsi. 8-7 Sisley. Gerbic, De Giorgi e Galli, veloce, Toffoli si era posizionato sulla difesa di un'eventuale palla corta, non ce l'ha fatta poi a recuperare. Papi, Sverver, un ace sporco, chiamiamolo così, da parte di Samuele Papi. Ancora 8-8, si gioca punto a punto. La battuta adesso è importante, potrebbe diventare addirittura decisiva andando avanti nel match. Andrea Zorzi, murato da Galli, poi dall'altra parte alla rete Bernardi, stavolta Galli corre ma non fa in tempo a chiudere sul diagonale di Lorenzo Bernardi. Ha disputato 7 finali di playoff, questa è l'ottava, 5 vittorie e 2 sconfitte per lui. Eccolo Bernardi, chiude molto bene, Zorzi colpisce in battuta e Bernardi gioca a tennis, 7-12 per Lorenzo Bernardi. Ancora Zorzi, Lucchetta tiene bene ricezione stavolta, poi Gerbic, un tocco da parte di Bernardi che alza il braccio, si prende subito carico del tocco commesso con il primo arbitro. 8-9 Galli, Toffoli, attacco di Bernardi, anticipa il muro di Pasquale Andrea Lucchetta, sempre un punto di vantaggio per Treviso, 9-8 Bernardi sbaglia la battuta al salto. Lorenzo Bernardi sta chiedendo molto al suo servizio, 20° errore in battuta per la Sisley, 19 volte ha sbagliato Cuneo. Pasquale, Zorzi riesce a recuperare dopo una ricezione difettosa, poi Sverver non se la sente di forzare. Papi, De Giorgi, contrattacca appunto Gerbic, murato, buona difesa di Galli. Papi fa attaccare la seconda linea, Pasquale rimane in aria, tempo infinito, poi Gardini contro Lucchetta con una mano, azione molto spettacolare, poi ancora una buona difesa di Pasquale, il palleggio di Papi, il contrattacco di Gerbic, il pallone fuori e qui protestano i giocatori dell'Alpitour. C'è anche un giudice di linea che ha dato buono il pallone, ma l'arbitro non si fida. Rivediamo se abbiamo la possibilità
mentre intanto Andrea Lucchetta chiama la formazione, vediamo un po' insieme ad Angiolino Frigoni, vediamo un po' se riusciamo a decifrare questo diagonale. È stato forse un tocco a muro, il pallone era nettamente fuori, ma la palla era nettamente fuori. Ho qualche dubbio sul fatto che non l'abbia toccata Cardini, non sono certo però. Irremovibile comunque l'arbitro, la battuta di Cardini, siamo sempre 9-8 il muro di Shatkin, 10-8 Sisley. Rivediamo attacco di Lucchetta, ottima scelta di tempo da parte di Shatkin, 10-8 Gardini, parte teso su Papi, poi De Giorgi, fuori, stavolta il muro di Shatkin e Sverver, due punti da recuperare per l'Alpitour, 8-12 per Vladimir Gerbic, schiacciatore serbo, è giocato a Padova. Battuta al salto, pallone che finisce fuori, forzando moltissimo, questo è fondamentale anche Cuneo. Toffoli, Papi, poi De Giorgi, Sverver, palleggio di Bernardi, poi Sverver contrattacca fuori, ha cercato di stringere molto il suo attacco in diagonale. Pallone decisamente fuori, Andrea Lucchetta, campione del mondo, il miglior giocatore dei mondiali del 90, battuta al salto, appena accennato, Toffoli, attacco di Zorzi, fuori, risposta a muro di Galli. Zorzi e Galli, uno scudetto vinto insieme da Maxicono Parma, 1990, De Sverver, lo scudetto l'ha vinto con Treviso due stagioni fa. De Giorgi, Papi, non tiene, martello olandese in difesa, 8-10 turno di Fefe De Giorgi, vediamo dove indirizzerà la sua battuta. Sverver, Toffoli, contrattacco di Treviso che va a buon fine con Andrea Zorzi, 4-13 la battuta di Shatkin, preferisce un servizio di precisione teso, riceve in palleggio Papi, ormai il nuovo regolamento è permesso, buona schiacciata di Papi, tantissimi cambi palla, che cosa potrebbe far cambiare questa situazione? Devono esserci degli interventi particolari dei difensori, perché io ho visto anche un muro come è stato adesso, ma hanno avuto diverse possibilità le due squadre, nel senso che la palla è andata sul difensore e poi il difensore non l'ha tenuta. Credo che l'organizzazione sia buona in quel senso lì, però quando la palla colpisce un difensore vuol dire che tutta l'organizzazione del muro difesa, del sistema muro difesa è buona, e manca l'azione individuale del difensore che prende la palla, e credo che manchi un po' questo adesso nella squadra. Andrea Zorzi, la sua battuta al salto, Lucchetta con difficoltà, corre De Giorgi, palleggia una palla staccata per Gerbic, contrattacco appunto di Treviso con Bernardi, e sigla al punto dell'11-9 Lorenzo Bernardi, time out richiesto da Silvano Brandi, sempre con Angiolino Frigoni. Ti faccio fare un po' di schede di duelli a distanza, quello tra Pasquale e Zorzi come sta andando in questo momento? Ma come sta andando? Stanno giocando, mi sembra, con discontinuità tutti e due, e hanno una notevole, non notevole facilità, hanno molto più facilità tutti e due, soprattutto Zorzi nel cambio palla, qualche problema in più per quanto riguarda il contrattacco. E tra l'altro penso che il fatto di avere quasi sempre davanti a muro, o perlomeno per tre volte davanti a muro, De Giorgi, per Zorzi non sia un bene, nel senso che lui cerca sempre di passare su Ferdinando, solo che in quel caso chiude troppo la palla e anche il muro basso di Ferdi è così un muro che gli può dare fastidio. Pasquale un po' discontinuo, credo che abbia una grande capacità di salto, per cui di adattare anche alcune volte i palloni che non sono così perfetti come questo, degli altri del palleggiatore.
Claudio Galli, 9-11, riceve Sverver, Toffoli, ecco lo Zorzi, la difesa di De Giorgi, poi Papi, palla difficile da gestire per Pasquale, sbaglia, pallone difficile, Pasquale sta alternando cose molto belle, ha qualche errore di troppo. In campo con il numero 10 Paolo Bartek, era già successo nel set precedente, va in panchina Claudio Galli, pronto Bernardi, già 8 punti più 13 azioni di cambio palla, Bernardi sbagliata, ha battuto al salto Pasquale, 41 battute sbagliate complessivamente, vediamo martello di Madrid cosa riesce a fare, continua a forzare Shatkin, Toffoli fa giocare Zorzi, gioca molto bene Andrea Zorzi, molto utilizzato per le azioni di cambio palla da Paolo Toffoli, infatti sono 14 i cambi palla per Zorzi. Gardini batte corto, Papi, attacco in veloce con Lucchetta, anticipa molto bene il capitano dell'Alpitour, rivediamo, sempre 9 per chi batte, 11 per chi riceve, primo piano per Vladimir Gerbic, al salto appena accennata corre Bernardi, riesce a recuperare, attacca Sverver fuori, 10-11. Ha sbagliato Sverver in un momento importante, si muove il tabellone, adesso siamo 10-11, un solo punto divide le due formazioni in campo, vediamo se Gerbic se la sentirà di forzare, anche lui ha giocato molto a corrente alternata, tutto di Gerbic difatti non se la sente di forzare, Gardini riceve, non si capiscono, Toffoli con Shatkin, Sverver, 11-11, e qui voglio capire da Angiolino di chi è colpa in questo caso. No, è molto difficile sapere di chi è la colpa, perché può essere di tutte e due, nel senso che può darsi che il palleggiatore abbia chiamato proprio quello schema e invece l'attaccante abbia capito, cioè la palla 9 o la palla 3, per dire questo è uno schema, può darsi che il palleggiatore abbia indicato la palla 3 e l'attaccante abbia capito 9, come può darsi invece che lo stesso palleggiatore abbia alzato una palla per un'altra, in realtà non c'è stata intesa, quindi non c'è stata o non c'è stata intesa nel momento in cui è stata segnalata o nel momento in cui è stata eseguita. Ecco l'angolo della Sisle di Treviso, Giampaolo Montali, allenatore che ha vinto lo scudetto nel 90 a Parma e poi nel 94 a Treviso. Gerbic, Gardini, attacco di Zorzi, la difesa da parte di Pasquale, ancora Pasquale subito impegnato da De Giorgi nel contrattacco, fuori quello che poteva essere il punto del 12-11, anche Silvano Prandi solitamente compassato si alza dalla panchina, Bartek, buona la sua ricezione, eccolo Pasquale, tiene Bernardi molto bene in difesa, poi Gerbic, De Giorgi, attacco di Papi, ancora Papi e il muro da parte di Rod Sverver, un vantaggio Treviso, Sisley 12, Alpitour 11, Toffoli, Shatkin, Sverver e Zorzi in prima linea nella Sisley, ancora Pasquale, super utilizzato, Lucchetta diventa palleggiatore, attacca Papi che sbaglia, ma c'è stato un tocco, tocco di Shatkin, dice il primo arbitro, vediamo un po', vediamo un po' che dice Angiolino, è molto difficile, non si riesce a capire neanche qui, infatti io le proteste le capisco fino a un certo punto, perché non è facile valutare dei tocchi con quella palla a quella velocità, e poi se il tocco c'è stato è stato impercettibile. Si riprende 11-12, ha già battuto Lucchetta, attacca Sverver, non c'è nessuno sulla difesa lunga, ci prova Gerbic, tentativo disperato,
mantiene un punto di vantaggio la Sisley in fase di grande nervosismo, ma non poteva essere diversamente. Fase cruciale del terzo set. Sverver, la gestione di Kervic è buona, attacco di Pasquale, difende bene Gardini, poi Toffoli, contrattacca Bernardi, gran muro di Galli, ha tirato forse un po' troppo a colpo sicuro Bernardi. Galli, scelta di tempo perfetta, il punteggio che rimane fermo sull'11-12, anche se non con grandissima continuità, si vedono cose molto belle dal punto di vista pallavolistico, peccato poi qualche errore, ma è inevitabile. Una finalissima, Sverver, attacco di Shatkin, pallone fuori, e Lucchetti è stato fortunato in difesa perché ha rischiato involontariamente di colpire il pallone, vedete, poi sposta le braccia. Parità De Giorgi, anticipa la veloce Shatkin, 12-12. Shatkin batte di precisione su Papi, Galli non si sente di schiacciare, effetto un pallonetto, contrattacca Bernardi che stringe molto bene per il punto del 13-12. Tocco di classe di Lorenzo Bernardi, vedete, preferisce la precisione in luogo della potenza. Torna in vantaggio la Sisley, sempre Shatkin in battuta, Gardini, Bernardi e Zorzi, una prima linea da sogno. Ricezione dall'Alpitour, Papi, perfetta la sua ricezione, e di fatti Galli anticipa molto bene. Galli contro Gardini, anche qui duello tra centrali ad altissimo livello. Papi continua a forzare la battuta dall'Alpitour, Toffoli, tacco di Gardini, buono. Lucchetta, vedete, segnala che il pallone è dentro per evitare qualsiasi tipo di polemica. Andrea Zorzi, 4 punti, 14 cambi palla, diversi punti provocati con la sua battuta al salto, sempre su Lucchetta. Galli, nessuno riesce a intercettare la sua combinazione di primo tempo, ha rischiato De Giorgi, ha fatto bene, ha cambiato un po' il ritmo a questa azione. Galli sbaglia la battuta, si concentra poco Galli. Treviso può andare al servizio con Bernardi. Dal salto di Bernardi, Galli, De Giorgi, 14-12, chiedono invasione i giocatori, ma il pallone era già passato nel campo della Sisley. Sì, secondo me è giusta la decisione dell'arbitro, la palla perché sia invasione deve essere completamente nel campo avversario, tutta la palla deve essere nel campo avversario, quindi a me sembrava tra l'altro esattamente in mezzo alla rete, e non credo che Zerber abbia disturbato il palleggio di Ferdinando in questo caso. Tra un attimo si riprende dopo il time out richiesto da Silvano Prandi, 14-12, un set per parte, 15-4 Cuneo, 15-8 per Treviso. L'ultimo punto è stato di Ronny Sverver che manda un 4-11, le squadre tornano in campo. Bernardi, 9-13 per lui. Prima palla 7 per Treviso. Concentra Bernardi, battuto al salto, riesce a tenere con un po' di difficoltà Papi, poi De Giorgi per Gerbic che rischia il tutto per tutto. Gardini arriva, braccia un pochino larghe, annullata la prima palla setta. Pasquale, vediamo se forzerà il martello spagnolo. Eh sì, Bernardi riceve molto bene. Toffoli, arriva Sverver, controtempo, il muro al Pitour, c'è la seconda palla set a favore della Sisley. Battuta di Gardini, mentre intanto entra il giovane Politoli al posto di Toffoli, il tutto naturalmente per alzare il muro. Gardini in battuta, 4-11 per il capitano. Batte corto su Papi, Lucchetta colpisce molto bene, De Giorgi con una mano,
e deve rientrare naturalmente subito Paolo Toffoli. Ha già avuto due occasioni per portarsi in vantaggio 2-7-1 la Sisley, 12-14. Gerbic, come detto all'esordio, una finale scudetto, così come Pasqual. Lucchetta di prima intenzione, 13-14. Ancora Gerbic, sbaglia Gerbic, allora finisce decisamente fuori. Terza palla set per la Sisley, Paolo Toffoli in battuta. Battuta di Toffoli, Galli per De Giorgi, seconda linea Pasqual, gran muro da parte di Sverber che sposta le mani nel momento decisivo. In vantaggio Treviso 2-7-1, terzo set 15-13, terzo set che è durato 36 minuti. Treviso in vantaggio, sentiamo subito Angiolino Frigoni. Vabbè, è una bella partita, alcune volte giocata con dei ritmi interessanti. A me sembra che Ferdinando stia insistendo un po' troppo con Pasquale in questo momento, che è un giocatore molto forte ovviamente, ma che sta attraversando un periodo non tra i più felici, e tra l'altro ha a disposizione altri giocatori buoni, cioè nel senso che Papi è un giocatore che sa attaccare molto bene, che Gerbic è un altro giocatore che sa attaccare molto bene, quindi mi sembra che la sua insistenza su Pasqual in questo momento sia un po' fuori luogo, insomma. Il resto dal punto di vista tattico? Ma già questo è un aspetto già tattico. Già questo basta. Già questo è un aspetto tattico. Poi per il resto non vedo che la partita stia cambiando molto, nel senso che ogni volta che c'è possibilità i palleggiatori cercano di mettere in difficoltà i centrali dall'altra parte giocando primo tempo, con Claudio tra l'altro giocando un primo tempo più spostato e con Gardini invece giocando più per esempio sull'antico.